Sei pronto per compiere un folle viaggio? Prendi coraggio e salta insieme a Melissa, ma ricorda, nel mondo inverso nulla è mai quello che sembra. Buona fortuna. Benvenuta Jessica, Classic Drive Art. Ciao, grazie mille. Grazie a te, Jessica, con il tuo Lo spirito delle idee. È un fantasy che però è molto rispondente alla realtà, cioè molto reale, pur essendo un fantasy, no? Raccontaci di questo. Sì, sembra quasi una contraddizione in termini, perché quando parliamo di fantasy pensiamo sempre a un qualche cosa di completamente fantastico, di completamente irreale. Invece nel mio romanzo ho voluto cercare di fondere sia il fantasy che la realtà. Quindi prima di tutto è un fantasy non classico, cioè non troverete elfi, non troverete nani, quindi non è un fantasy alla Tolkien, ma è un fantasy più che altro perché la protagonista finirà a suo malgrado in un mondo parallelo e quindi lì vivrà un'avventura completamente fantastica. Inoltre gli stessi personaggi sono reali, il romanzo ha preso vita come una favola per mia figlia Melissa, una favola della buonanotte, quindi la protagonista è esistente, è reale, è proprio lei. Ho voluto creare una storia in cui lei si ritrovasse, trovasse molti riferimenti alla nostra vita, infatti anche gli altri personaggi come per esempio Mika e Paco, i cani che finiscono con lei nel mondo inverso sono reali e così molti scenari del cosiddetto mondo dritto che è quello in cui Melissa vive inizialmente. Quindi, nonostante possa sembrare appunto una contraddizione, c'è un forte mix, una forte unione tra il fantasy e la realtà, che lo rende sicuramente un romanzo adatto non solo ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti. Bene, Jessica, deve essere sicuramente molto interessante da leggere, ma anche, diciamo, ha un'altra caratteristica, no? L'importanza nel tuo fantasy, nel tuo romanzo, dei loghi, delle illustrazioni, dei simboli, perché? Sì, era per me una cosa molto molto importante perché il libro è comunque sia un prodotto che noi cerchiamo di offrire al lettore, quindi penso sia anche giusto carpire fin da subito la sua attenzione con la giusta copertina. I fantasy sono spesso molto molto d'impatto già dall'inizio, dall'esterno, quindi ho fatto creare una copertina su misura per il libro da una grafica. Bene. All'interno ho inserito tante illustrazioni, soprattutto all'inizio dei capitoli, così che anche il lettore più giovane possa essere invogliato alla lettura. Abbiamo creato, soprattutto poi anche nel secondo volume, una mappa, che è una caratteristica imprescindibile del fantasy, e soprattutto abbiamo creato anche dei loghi. Un logo collana, perché questo libro di cui stiamo parlando è inserito all'interno di una collana, quindi c'è anche un libro successivo, che insomma aiuti il lettore a capire subito di cosa stiamo parlando, quindi stiamo parlando del mondo inverso, stiamo parlando dello spirito delle idee, e successivamente un logo autrice, quindi un logo che rappresenti anche me e rappresenti la mia produzione preferita, quella a cui ultimamente mi sto dedicando, che è la produzione fantasy. Quindi diciamo che ho cercato il più possibile di creare un rapporto subito diretto ed impatto con il lettore. Bene, devo dire, veramente hai gestito in maniera, forse, ecco, a parte l'inventiva, no? Perché per scrivere un fantasy, un romanzo, bisogna averne, devo dire. Poi anche sei creativa, sei particolare, eclettica, nel senso, ecco, saremmo curiosi poi di leggere il tuo romanzo. Tra l'altro io l'ho letto e devo dire è stato veramente bello, è un romanzo, è un fantasy, devo dire, per tutti, è vero, quello che hai detto prima sono d'accordo, lo confermo, quindi io ringrazio te per essere stata qui con noi e spero di rivederti presto e grazie. Grazie mille a voi, siete stati gentilissimi. Grazie a te, ciao Jessica, ciao. Ciao.